Michael e Ilaria, 40 anni in due, con la loro freschezza giovanile sono per i clienti il terzo luogo tra il lavoro e la famiglia. Per questo al Caffè Revolution c'è l'atmosfera giusta per rincasare con il buon umore. Il Caffè Revolution è in via Pomarancio 8 ad Umbertide, zona Grattacielo. Telespettatori, benvenuti a questa prima puntata della nuova programmazione estiva di TRG speciale calcio e mercato. Ripartiamo da qui, ripartiamo da Montone, in uno dei borghi più belli dell'Umbria e anche d'Italia, per parlare di calcio e di mercato. Si è conclusa la regular season, potremmo dire, e inizia un nuovo capitolo. Abbiamo tantissimi temi, vi presento immediatamente gli ospiti, i miei compagni di viaggio questa sera. Partiamo dal direttore sportivo e re del mercato in Umbria, Alvaro Arcipreti. Buonasera a tutti, ciao Antonio. Abbiamo poi un dirigente del settore giovanile, ci darà le ultime novità, il termometro della situazione a Città di Castello e dintorni, Luca Marini. Buonasera a tutti, Antonio, buonasera. Buonasera Luca, buonasera anche al tecnico del Montone, una società molto attiva sul mercato, Renato Borgo. Buonasera a tutti quanti e anche a te Antonio che dirigi questa trasmissione. Buonasera Renato, poi ci darai naturalmente tutti i colpi di questo Montone, ce ne sono veramente di interessanti. Facciamo un passo indietro, mondo professionistico con Alvaro Arcipreti, perché poi dobbiamo parlare di una serie di temi del capitolo Spoleto, ma prima io partirei da Perugia, da questo biennale Anesta, contratto sancito con Santo Padre che ha fatto degli appelli in televisione dopo la sconfitta nei playoff, e c'è anche un tema interessante, la cordata americana con la possibilità anche di uno stadio ex novo a Perugia. Che cosa ne pensi di questo? Quanto c'è di vero? Il tuo punto di vista su Nesta, sul nuovo stadio, su Santo Padre, sulla nuova gestione a Perugia? Vabbè, le cordate adesso lasciale sta, perché poi è chiaro che quando arriva uno come Nesta in una situazione in cui sicuramente insomma Breda non meritava quel trattamento, però d'altro canto Santo Padre ha fatto questa scelta, bisogna parlare di casa, non di altre cose. E Nesta è stato confermato, non avevo dubbi, perché nel momento in cui uno fa questa scelta, conoscendo bene come Massimiliano Santo Padre, ero assolutamente convinto che al di là del risultato stranegativo di Venezia sarebbe stato l'allenatore. Lo stadio è un altro aspetto, quello che conta adesso è che lui deve probabilmente, Santo Padre, ripristinare un rapporto che si è sicuramente rotto con l'ambiente, con la tifoseria, però siccome Santo Padre è furbo e intelligente sarà in grado di far questo, e il Perugia ripartirà con Nesta e Goretti, che sono comunque, Goretti una certezza e Nesta una scommessa, però il nome c'è, il carisma c'è, per cui l'augurio per chi come me è stato per 3 anni nel Perugia e che questo possa essere l'anno buono, visto e considerato che insomma tutti questi playoff usciti al primo turno probabilmente è evidente che qualche problema c'è stato, però ripeto, poi il calcio corre veloce, si reinizia e Santo Padre Goretti sicuramente saranno in grado di ripartire nel modo più giusto. Suggestiva sicuramente l'ipotesi dello stadio, ma che mercato sarà quello del Perugia di quest'estate dal tuo punto di vista? Ma nella storia, dai tempi nostri, della Serie D in qua, quando abbiamo vinto 2 campionati e poi ha proseguito Santo Padre, ci sono sempre rivoluzioni estive. Credo che quest'anno qualcosa debba essere mantenuto, però è altrettanto evidente che per quelle che sono le caratteristiche del presidente c'è sempre stata una situazione, ripeto, sin dai tempi miei, di semi rivoluzioni. Probabilmente ci sarà anche quest'anno. L'augurio, ripeto, è che non si debba ricorrere al mercato di gennaio per ripristinare una cosa più efficiente, e sono convinto che saranno in grado di farlo. Ci seguono anche tantissimi tifosi da Terni
e tutti si chiedono il futuro della Ternana. Allora sei un po' il re del mercato in Umbria, conosci molto bene anche la piazza di Terni. Che cosa ti aspetti dopo questa retrocessione, dopo questa debacle, potremmo dire, della squadra rossoverde, da Perugia a Terni, due battute anche sulla Ternana? A Ternana c'è un amico di vecchia data che è Danilo Pagni, che è stata una scelta giustissima. Questa è stata una retrocessione pesantissima, perché Unicusano è arrivato con grandi proclami, è stato un errore clamoroso promettere certe cose senza allestire una squadra all'altezza. Però Pagni e De Canio sono una certezza, hanno adesso anche questa possibilità, pur minima, di un ulteriore ripescaggio in Serie B, sarebbe fantastico per Terni, però ripeto, le certezze sono Danilo Pagni, che è bravo per queste categorie, ripeto, un amico di vecchia data, e De Canio. È chiaro che se fa la Serie C la Ternana ha l'obbligo immediato di cercare di ritornare in Serie B, perché Terni è una piazza comunque importante, e questa è una retrocessione sicuramente inaspettata e bruciante. Possiamo parlare sicuramente di un'annata fallimentare. Sì, purtroppo. Dal paradiso all'inferno, che ne pensi? No, nel calcio contano i numeri, e ripeto, i proclami sono stati eccessivi, ma è altrettanto evidente che quando si fanno scelte comunque importanti così, c'è la volontà da parte di Bandecchi soprattutto di riportare subito la Ternana in Serie B. È più facile ricreare entusiasmo a Perugia o a Terni dopo i risultati sportivi di quest'annata? È dura per entrambe, perché purtroppo a Perugia c'è una situazione che va ricomposta, anche se sono convinto che la Curva Nord e lo stesso Santo Padre, i risultati saranno fondamentali, come sempre accade nel calcio. A Terni è più dura, però ripeto, la professionalità di due persone esperte come Danilo e Gigi De Canio possono essere fondamentali. Lasciamo un attimo in stand by il capitolo Spoleto, hai delle novità importanti, c'è anche il capitolo Foligno, poi un tema particolare, quello della fusione fra Subasio ed Assisi, ma darei la parola prima a Luca Marini, perché c'è un altro aspetto importante del quale parlare, ovvero la società Tiferno, appunto nata quest'anno. Vorrei che ci spiegassi un attimo questo nuovo progetto a Città di Castello, nel quale potresti far parte attiva a livello di settore giovanile. Dacci gli ultimissimi, Luca, facciamo un po' il punto della situazione, perché sono uscite diverse notizie sui giornali e anche sui vari siti internet specializzati, tra i quali anche altotenveresport.it, che ha seguito sicuramente la notizia, il tuo punto di vista su questa società, e poi indirettamente ci ricolleghiamo al tema della fusione fra Assisi e Subasio, perché lì il destino del Tiferno Lerchi gira un po', ruota intorno anche a quello che accadrà sull'Assisano. Luca. Ma per quanto riguarda la neonata società, diciamo, Tiferno 1919, al di là, diciamo, dell'aspetto nominativo, era un po' sull'area da gennaio 2018, che ci sarebbero state delle situazioni nuove per l'inizio della prossima stagione, che poi, diciamo, si sono evolute nel nome Tiferno 1919, che rappresenta tutto sommato l'Erchi Calcio, perché Tiferno 1919 Lerchi, quindi l'Erchi Calcio, che lo vedrà, credo, quasi sicuramente proiettato nel prossimo campionato di promozione. Questo, diciamo, è materiale di questi giorni. Poi gli aspetti federali competono ai dirigenti, diciamo, di competenze di società, ma credo che era una nascita preannunciata, era un parto, diciamo, che ha avuto una gestazione di 6-7 mesi anziché 9, ma questo era già preannunciato nell'ambito cittadino. Certo che, diciamo, per quello che conosco io, poi le dirigenze, diciamo, dai presidenti a chi fa parte dell'organigramma societario, ci dirà a partire da domani sera che c'è la presentazione e ci dirà, diciamo, in modo più approfondito i componenti diretti. Per quello che conosco io, diciamo, la presidenza di questa nuova società è dell'avvocato Bianchi, mentre la vicepresidenza, diciamo, spetta ad Aldo Spaperi. Poi, per quello che riguarda l'organigramma dei componenti dirigenziali, saranno, diciamo,
saranno 24 ore, le prossime 24 ore, che avremo un'idea più chiara di quello che saranno i componenti. Chi ha cercato da Tiferno, qualche sondaggio c'è stato anche in altre piazze comunque della Valle del Tevere, il tuo futuro Luca Marini a livello sportivo, a livello calcistico, accetterai la proposta dell'avvocato Bianchi oppure si apre un fronte su Trestina o anche eventualmente su altri club? Mi sbilancio io per incalzarti insomma sul tuo futuro e sulla prossima stagione. Diciamo, sento che hai delle informazioni no, pari alle mie, se non altre, fa parte del tuo lavoro, diciamo, come giornalista, come al solito lo fai e lo fai bene. Per quanto riguarda il mio futuro, c'è una visita che dovrò fare venerdì, che detterà un attimino quelle che saranno, diciamo, le mie condizioni fisiche, dietro alla problematica che ho avuto oramai da 35 giorni fa, e in base diciamo, al risultato di quell'esame lì prenderò delle decisioni e degli impegni che saranno diciamo di pari proporzione alle mie condizioni fisiche. Se gli esami diranno che sarò ritornato integro più di prima, come dicono, sarò questo in grado questo me l'auguro anch'io per prima, quindi sarò in grado di affrontare tutto quello che concerne ore di lavoro, stress agonistico, sia preparativo che questo, che la stagione futura per noi addetti ai lavori già parte, quindi certo. Se le condizioni mie di salute saranno ottime prenderò delle decisioni in merito e mi auguro di poterle prendere a 360 gradi, quindi tutto dipenderà dall'esame che farò venerdì, poi prenderò al di là della decisione societaria che mi legherà per la prossima stagione, sicuramente ringrazierò di cuore tutti coloro che mi hanno offerto la possibilità di poter lavorare su quello che è la cosa che piace più a me, è il settore giovanile. Però ti chiedo, se dovessi decidere oggi indipendentemente da tutto, insomma, ti suscita più interesse ed entusiasmo il nuovo sodalizio, diciamo, Tiferno 1919, un'esperienza magari in Serie D, la butto lì, a Trestina, o eventualmente una piazza quadrata che sta facendo bene con un presidente, una società seria come è il Cerbara? Per esempio, te la butto lì così. In questo panorama tuo manca una società di Serie C di cui ho avuto l'incontro in questo panorama tuo. Aspettavo una notizia. Ma sicuramente diciamo la decisione mia sarà dettata da motivazioni mie personali che a volte diciamo ti fanno prendere decisioni a pelle, come si suol dire, no? A pelle, perché se uno medita tutto quello che ti viene proposto in questi proposto, poi ci sono delle situazioni che ti portano al sì, ti portano al no, quindi molte volte in queste situazioni credo che al di là di quello che ti viene proposto e di quello che tu pensi che sia giusto, credo che la decisione sia dettata un po' dalla sensazione a pelle e da quello che ti viene prospettato come programma non odierno, ma diciamo nell'ambito biennale, triennale, perché credo che sul mondo mio del settore giovanile poter fare diciamo programmi annuali o sei un mago oppure no, ma vedo certo. Che non ci riesco neanche in ambito professionistico, quindi il mio diciamo è un programma triennale, un programma biennale o triennale nel quale nell'eventualità decidessi di accettare le soluzioni che vengono proposte sarò io a un certo punto che detterò le mie per far sì che la società diciamo le accetti, quindi se dove nasce questa sintonia, dove nasce questo binomio, credo che sarà la società che propenderò per l'esperienza mia per la prossima stagione, ma come dico la cosa fondamentale per me in questo momento diciamo avere un esito positivo dall'esame di venerdì, perché potrebbe addirittura portarmi a propendere per un riposo, diciamo, per un riposo forzato, cosa che non vorrei. Poi le cose nuove danno un senso di interesse, come suol dire. Sono stimolanti. Io poi mi lega verso la nuova società, è indubbio che diciamo ho rapporti d'amicizia di lunghi anni con tutti i dirigenti, a partire dal presidente Bianchi, come in altre società, a partire dal Trestina, a partire dall'AMA, a partire da alcune che non hai fatto il nome, mi lega diciamo una stima professionale e lavorativa, no, da, da,
di non poco conto. Ti sei lasciato aperto a tutti i fronti, ma giustamente in questa fase, come dire, preliminare della stagione. Renato Borgo a questo punto gioca in casa, un nome, una garanzia mi verrebbe da dire. Ricordiamo tra l'altro, aprendo una parentesi, che siamo presso l'hotel Fortebraccio di Antonello Celestini e quindi ringraziamo Antonello per averci ospitato in questa bellissima location, dove naturalmente potete venire sia per usufruire del ristorante che dell'albergo. Parliamo, siamo a Montone, non potrebbe essere altrimenti, anche della società di calcio, perché come dicevo nell'anteprima è una società molto attiva sul mercato. Vorrei che ci facessi un attimo il punto, Renato, di quello che sta accadendo in queste ore. Si riparte sicuramente da delle basi solide gettate negli anni precedenti, si riparte anche con un progetto sicuramente ambizioso, mi sembra di capire. Mi correggi oppure sei d'accordo con questa affermazione? Ma si riparte con delle basi solide perché c'è una società solida che ormai è da 6 o 7 anni che si è insediata nel, diciamo, nel Montone Calcio. Si riparte da delle basi solide perché è rimasto praticamente il 90% del gruppo dell'anno scorso, e poi perché, diciamo, c'è qualcosa di importante da fare, ma non di vincere chissà cosa, ma di fare un buon campionato. Anche perché abbiamo preso, secondo me, dei giocatori che, integrati con i vecchi, possono far sì che questa società possa magari fare un campionato tranquillo e divertirsi fino alla fine della prossima stagione. Senti Renato, facciamo un po' il punto anche sulle trattative in entrata e in uscita di questo Montone Calcio in vista del prossimo torneo, della prossima manifestazione in promozione, ovviamente Girone A. Ma le trattative in entrata per adesso sono i due attaccanti Polverini e Agostinelli, il centrocampista Lorenzo Bambini e il difensore Carnevali Lorenzo. Queste sono, diciamo, le entrate nuove che abbiamo fatto fino adesso. Per quello che riguarda, diciamo, chi non ci sarà il prossimo anno, adesso è ancora presto dirlo perché dobbiamo parlare anche con, diciamo, con tutti i giocatori. Però probabilmente 4-5 partiranno e lasceranno Montone. Chiarissimo Renato, un attimo, perché qui faccio intervenire Alvaro, una votazione sulla gestione del mercato a Montone, su Renato che oramai è un'istituzione, mi verrebbe da dire, qui in uno dei borghi più belli della nostra regione. Naturalmente, che cosa ne pensi? Si può pensare ancora più in grande di quello che già stanno facendo e di quello che è già stato fatto a Montone? Perché parliamo di un campionato come quello di promozione, ma sicuramente i nomi sono interessanti. Ma Renato Borgo è il sindaco sportivo di Montone, per cui lui, al di là dell'amicizia, perché Renato probabilmente, ma non lo dico perché qui, l'ho detto in altre circostanze, è talmente legato a quello che è il discorso calcistico di Montone che fa un pochino tutto ed è la vera fortuna calcistica di Montone, perché con tutto rispetto per gli altri non fa solo l'allenatore e sa nel calcio com'è, in una categoria la promozione che per Montone è tanta roba, avere uno che si dedica totalmente alle fortune calcistiche, chiamiamole così, di questa piccola ma grande realtà è un vantaggio clamoroso. Dopodiché sono anche convinto che Renato c'ha anche voglia di confrontarsi anche con una categoria, perlomeno una categoria superiore, che si meriterebbe. Però siccome è il sindaco della Montone calcistica, rimane qui, però credo che sia anche giusto concedergli il fatto che lui ha fatto cose veramente importanti. Dai. Ma si possono coincidere a questo punto, visto che Renato vorrebbe magari giocare in una categoria superiore, però rimane a Montone, magari giocare nella Serie A dell'Umbria qui a Montone? Beh, questo è più complicato perché, insomma, Montone già fa uno sforzo sicuramente importante a mantenere una categoria che per la nostra regione, che sono 890.000 abitanti, Montone è un borgo carinissimo, però ogni anno è più dura. E lui riesce, grazie al suo operato, ma anche ad una società che è seria, perché conosco bene i personaggi che la compongono, a mantenere una dignità assoluta. Sa, poi però nel calcio ci vogliono i miracoli e in promozione sicuramente c'è chi spende più del Montone, e nel calcio, al di là delle chiacchiere, poi chi spende più qualche vantaggio per salire in eccellenza ce l'ha. Renato, a questo punto a te la parola.
dopo questa analisi nuda e cruda con i complimenti di Alvaro Arcipreti. Ma giustamente Alvaro ha fatto un discorso chiaro sul calcio: oltre che contano i numeri, contano i soldi, e questo è fondamentale per allestire delle squadre più o meno competitive. Noi a oggi siamo una società che ha un piccolo budget, che si deve divertire e rimanere in questa categoria. Poi dopo, se andando avanti saremo bravi a fare qualcosa in più degli altri, ben venga. Chiarissimo Renato, a questo punto vorrei affrontare con voi un altro tema caldo di queste ore, di questi giorni, che riguarda la federazione e probabilmente anche il cambio di un regolamento che riguarda soprattutto le squadre di prima categoria e quindi molte altotiberine, ma più in generale tutte le squadre della nostra regione che giocheranno il prossimo anno in questo campionato. Si potrebbe ridimensionare sul fronte fuori quota il numero dei giocatori under da schierare in campo, da 3 a 2. E questa l'ipotesi che è emersa in questi giorni, in queste ore, quindi il prossimo anno si parlerebbe, nel caso in cui fosse approvata questa nuova legge introdotta il prossimo anno, di un classe 97 e di un classe 98. Allora vi chiedo che cosa ne pensate, innanzitutto perché chiaramente sarebbe una rivoluzione per il campionato di prima categoria in Umbria, dopo tanti anni dove il numero di giocatori obbligatori era 3 in questa categoria appunto. Che cosa ne pensate innanzitutto di questo? È secondo voi un aspetto positivo, un aspetto negativo che agevola, danneggia? Chiaramente per molte società è come dire, un aspetto importante. Beh, secondo me se uno riuscisse a togliere tutti sotto quota delle categorie sarebbe un'agevolazione per tutte quelle società che fondamentalmente non hanno una juniores o magari non hanno un grosso settore giovanile. È chiaro, già portare da 3 a 2 sotto quota in prima categoria un 97-98 è tanta roba, anche se io dico che un 97 a 21 anni, un 98 a 20 anni diventa dura chiamarli sotto quota. Magari in eccellenza dove devono giocare 2-2000 un 99, o in promozione che devono giocare 2-99 un 2000, magari lì forse un sotto quota si potrebbe togliere. Però ecco, queste sono cose che decidono a Perugia, sono loro, ci sono proprio addetti a fare queste cose qui. Noi allenatori, diciamo, e le società devono accettare di buon grado quello che verrà deciso a Perugia in federazione. Chiaro, chiaro Renato Borgo. A questo punto, prima di sentire Luca Marini su questo, perché diventa un aspetto importante come detto per molte società del territorio, prima di affrontare il capitolo Spoleto, Foligno, la fusione ad Assisi, un piccolo break pubblicitario, poi torniamo qui dall'hotel al ristorante Forte Braccio di Montone, quindi restate con noi, veramente una brevissima pausa pubblicitaria, qualche consiglio e poi torniamo qui in questa magnifica location per parlare di calcio e di mercato. A fra pochissimo. Le Ilaria, 40 anni in due, con la loro freschezza giovanile, sono per i clienti il terzo luogo tra il lavoro e la famiglia. Per questo al Caffè Revolution c'è l'atmosfera giusta per rincasare con il buon umore. Il Caffè Revolution è in via Pomarancio 8, ad Umbertide, zona grattacielo. Hotel Forte Braccio di Montone, riapriamo il capitolo con Luca Marini riguardante proprio il fronte fuori quota, l'obbligatorietà potremmo dire sul numero dei giocatori da schierare, che passerebbe eventualmente da 3 a 2 in prima categoria. Che cosa ne pensa Luca? È un'agevolazione secondo te per la società? E poi apriamo il capitolo Sansepolcro. Ma, per me è un discorso, diciamo, troppo di appartenenza. Mi occupo del settore giovanile, perciò diciamo ridurre fuori quota secondo me, diciamo, non è positivo. Poi io capisco Renato e conosco le realtà sia locali che umbre, nel senso che conformare una rosa di 20 ragazzi per farla juniores, ci sono società che soffrono. Io quotidianamente già sono giorni che ricevo chiamate per fuori quota, juniores e queste cose qui.
Io parto dal presupposto, diciamo, che il discorso juniores, io non parlo di settore giovanile completo perché è una gestione economica impegnativa e soprattutto sia logistica che economica impegnativa, però il discorso della juniores secondo me dovrebbe essere una qualsiasi età, specialmente in ambito dalla prima categoria, promozione, cioè la juniores è indispensabile, perché se no è un paradosso, se io fossi in mister in categoria prima categoria non avessi la juniores, il mio presidente chiederei 25-27 giocatori minimi, perché se no se avessi la juniores dietro, diciamo, sostanzialmente se equipariamo i costi, secondo me andiamo a risparmiare facendo una squadra di juniores che facendo la rosa dei 27 giocatori, perché con la juniores ci metto 15 ragazzi, quindi sostanzialmente quando non c'è l'allenatore di costo è poco più. Quindi io, se la federazione decidesse per i due fuori quota, ben venga, vorrebbe dire, diciamo, che sopperiamo a una carenza qualche volta tecnica, perché qualche volta i fuori quota, pur di averne sulla rosa, ci sono fuori quota che non potrebbero, non sarebbe nel loro, diciamo, futuro, nel DNA calcistico, continuare a fare i calciatori, però per un aspetto, diciamo, ad esigenza numerica, perché tu sei bisogno di due fuori quota in squadra, minimo deve avere 6-7 in rosa, perché sennò diventa obbligatorio e impegnativo conformare fare le convocazioni il venerdì sera. Io proporrei e inviterei tutti quanti a rafforzare, diciamo, il discorso juniores, che è molto più semplice e meno costoso e dà prospettive societarie in futuro. Poi capisco benissimo che tante cose non si possono fare, quindi bisogna adattarsi a quello che uno ha, sì, l'adattabilità. Se la scelta della federazione è questa, secondo me è dovuta al fatto che la maggior parte delle squadre che in questo momento fanno la prima categoria hanno difficoltà a avere dei fuori quota, se no non vedo la federazione per quale motivo sarebbe dovuta andare ad intaccare questo equilibrio, che sostanzialmente tra tutti quanti i problemi calcistici che ci sono, questo secondo me è tra i minori. Abbiamo le due campane. Allora Cipri, tra chi vede l'obbligo di fuori quota come una palla al piede e da altri come Luca che la vedono invece come un fatto di valorizzazione dei giovani, tu che posizione prendi? Luca probabilmente ha ragione, ma sa, io in 20 anni mi sono fatto 5 anni nei professionisti, ma il grosso l'ho fatto in Serie D 8-9 anni e, sa, questa è una cosa ufficiale, intanto quella che dici tu, no, ora non è ufficiale, verrà deciso insomma nei prossimi giorni. Io credo che Luigi Repa, se conosce a memoria quello che è il mondo del calcio nostro regionale, per cui se ci sarà questa decisione va rispettata, però ti dico anche che io per anni in Serie D ho fatto battaglie, e qui vado in contrapposizione con Luca, perché mi sembravano troppi 4 fuori quota, ormai la norma consolidata, mi ero più per 3. Dopodiché dico che in queste categorie ci sta anche il fatto, insomma, di ridurre a 2 fuori quota, ma sai, il calcio purtroppo è cambiato, 10 anni fa era un aspetto e adesso la crisi economica pone tutti nella condizione di far riferimento al budget in ogni categoria, anche in prima, per cui è evidente. Io ho visto quest'anno, vedendolo da lontano, insomma, la prima categoria con tantissimi bei derby, no? Io credo che la riduzione dei fuori quota comporterà probabilmente un livello tecnico solo teoricamente leggermente più alto, ma sa, questi sono discorsi che si fanno da una vita. Io questo è il vecchio tran tran, sono sempre dell'avviso che se i giovani sono bravi e validi non conta l'annata, però bisogna metterli dentro, soprattutto per il fatto che oggi è più semplice far giocare un ragazzino perché costa quasi zero. E allora ci battiamo su questo anche con la nostra trasmissione Giovani in Vetrina, unico format in Umbria. Come si scelgono giovani bravi? Luca Marini, poi sentiamo Alvaro sulle altre questioni. Come si scelgono giovani? In un minuto, perché poi lo riprendiamo sulla sicuramente, nostra rubrica. Sicuramente evitando, come succede la maggior parte della volta, di improvvisare o di enfatizzare chi magari segue una partita ogni 10 e vede una prestazione, mentre secondo me invece, al di là di aspetti tecnici, vanno valorizzati gli aspetti di maturità del ragazzo, gli aspetti, diciamo, caratteriali, perché poi la partita singola è la pallina della roulette, e quindi, diciamo, pensare al ragazzo. Io sono dell'idea di Alvaro, i ragazzi quando sono bravi hanno fatto giocare, ma non sono bravi, il ragazzo per giocare deve avere una maturità per stare in campo, per seguire
una gestione tecnica che l'allenatore poi impone, perché se no, se diamo la palla a, se guardiamo solo il discorso della palla, diventa complicato. Quindi vanno seguiti, vanno visti più volte, e soprattutto va parlato con chi li segue tutti i giorni per capire l'aspetto caratteriale, la maturità del ragazzo, la gestione che fa durante la settimana dei propri allenamenti, perché i mister non hanno bisogno, diciamo, solo di ragazzini bravi con la palla, ma hanno bisogno di ragazzini con elasticità mentale che siano poi in grado di sostenere le esigenze tecniche durante la partita, sia in fase preparatoria che in fase, diciamo, che in fase di partita in sé per sé. Poi, se parliamo di fuoricoto, come disse Renato, 21-22 anni, uno a 21-22 anni, se bravo, non gioca in prima neanche in promozione, gioca sulle categorie professionistiche. Quindi sono fuori quota, uso un aggettivo brutto, sono fuori quota di comodo per esigenza federale, ma a 21-22 anni, se uno è bravo, Renato, Alvaro, gioca in categorie professionistiche. Quindi... Abbiamo sentito entrambe le campane, insomma, interessante sia la versione di Renato Borgo che quella di Luca Marini. A questo punto, capitolo Spoleto con Alvaro Arcipreti. Poi torneremo sul Sansepolcro, perché ci sono delle novità, cambiando tutta la società, tutto l'organigramma, ci sono delle nomine importanti su cui parlare: Maurizio Falcinelli, Valerio Piccinelli che si era dimesso ed è poi tornato invece perché la società ha deciso di voler puntare ancora una volta su Valerio a livello di settore giovanile. E a Spoleto invece mi risulta che ci sia questa sera, tra l'altro, un altro incontro con Damaschi. Ah, vorremmo capire innanzitutto il futuro di Arcipreti, è legato a Roberto Damaschi, a quello che Roberto Damaschi deciderà di fare, e soprattutto che cosa accadrà a Spoleto, visto che conosci molto bene la piazza. Ma allora, io con Damaschi sono felicemente legato da due campionati vinti a Perugia in Serie D, in Serie C, e quello che è successo pochi mesi fa è molto semplice, insomma, l'ho detto in altre circostanze. Lo Spoleto chiudeva, io e Roberto, assieme ad Antonini, su sollecitazione di Del Frate, che è uno spoletino d'oca e ci tiene tanto, piuttosto che farli chiudere per 4 mesi, ci siamo imbarcati in una situazione dove il primo giorno sono passato da Rodrigo Bei, ho preso i palloni, non c'erano più nemmeno quelli. Dopodiché, da una situazione precarissima di classifica, siamo arrivati a metà classifica facendo bei risultati, però questo già è il passato, il calcio va velocissimo. Adesso in questa settimana bisogna decidere. Spoleto è una piazza molto bella, io 4 anni fa dovevo andare con Zampaglia, avevo questo rammarico perché poi ovviamente, vista la malparata, siamo fuggiti subito. Sono stati 4 mesi molto belli, però va dette le cose come stanno. Ove ci fosse la condizione di un apporto doveroso per una città importante come Spoleto di altri soggetti, non è che si può pensare che il solo Roberto Damaschi o anche Alessandro Antonini possano. Spoleto merita, diciamo, una situazione in una categoria sicuramente sì importante, ma lo Spoleto per tanti anni ha fatto la Serie D, l'ha anche vinta, andando in Serie C non si è potuta riscrivere. Noi lavoriamo perché si possa ripartire con un minimo di ambizione, con gli spoletini, ove questo c'è anche un pochino di politica di mezzo, ma questo conta poco perché poi, insomma, la politica deve pensare ad altre cose. E in questa settimana decideremo tutto, la volontà c'è, però bisogna essere molto molto realisti. Se ci sono le condizioni, bisogna cercare di dare questa soddisfazione di una squadra competitiva, ma altrettanto chiaramente dico che se non ci sono queste condizioni bisogna dire la verità a tutti. Ma Spoleto lo sanno perché gliel'abbiamo detto a fine campionato, conquistando una bellissima salvezza, e questa è la settimana decisiva. E allora provo ad incalzarti, caro Alvaro, perché mi giungono notizie importanti sia da Spoleto che da fuori. Si parla di ingressi in società, in particolar modo di un imprenditore importante. Sai qualcosa su questo? E mi collego una seconda domanda proprio diretta a te: nel caso in cui non si verificasse questa opportunità di ingressi con Roberto, che a quel punto dovrebbe indietreggiare, ti chiedo, il futuro di Alvaro Arcipreti sarà fuori dall'Umbria? Ma ma chi parliamo? Facciamo tutti gli scienziati, sembra di chissà di che cosa, e per me vale poco anche la Serie B, figuriamoci, parliamo di eccellenza, con tutto il rispetto per la categoria. Io è chiaro che ho un legame particolare con Roberto, ripeto, per quello che ho detto prima, ma anche con Antonini, per cui noi lavoriamo perché questo avvenga. Dopodiché
C'è stata un'altra chiamata da un'altra parte, perché poi io faccio il lavoro, ma Roberto Damasco è quello che gli piace fare il presidente, direttore generale, direttore sportivo, per cui siamo, diciamo, da questo punto di vista discutiamo molto, però poi alla fine del calcio contano i fatti, i risultati li abbiamo fatti assieme, salvo quella parentesi brutta di Foligno, e quindi lavoriamo per cercare di rimanere a Spoleto. C'è un'altra situazione fuori regione, però sa, dopo 20 anni e oltre, la comodità in questo momento per me è più importante, è la priorità. Rispetto anche alle categorie, per cui sicuramente c'è un'altra sirena importante, però dico in maniera molto chiara che rispetto a quello che è accaduto e anche a, diciamo, all'accoglienza giusta che i pochi tifosi che sono a Spoleto ci hanno riservato, cercheremo di far di tutto perché il calcio prosegua. Stabilito il fatto che poi a Spoleto c'è un'altra società che ha conquistato l'eccellenza, però parliamo pur sempre di una frazione, la società che rappresenta Spoleto è la Voluntas, quindi sabato decidiamo tutto, dai, così siamo ancora più chiari. Molto bene, molto bene. A questo punto, capitolo Sansepolcro, con l'aiuto di Luca Marini e Renato Borgo, partiamo dalla nomina dell'allenatore. Si tratta di Bricca, ex Lama. Renato, che cosa ne pensi? Penso che conosci anche direttamente, insomma, il tecnico. Si tratta di un'esperienza importante per lui, un buon banco di prova. In questo post-retrocessione non siamo abituati, insomma, a vedere una Vivia Totevere Sansepolcro che retrocede dopo tantissimi anni in Serie D, consecutivi ovviamente. Sì, sicuramente per Andrea, dopo un anno, diciamo, che fa l'allenatore, dopo una straordinaria carriera da calciatore, andare in una piazza come Sansepolcro può essere gratificante, anche perché, anche se retrocessa in eccellenza, è sempre una società storica. Però per quello che riguarda la società è un rincorrersi di incarichi, di smentite. Io, secondo me, ancora probabilmente a Sansepolcro non c'è un organigramma dirigenziale che possa dire sì, l'allenatore Bricca, il direttore sportivo Tizio, Caio. Ieri l'altro era dai giornali Alessio Scarcelli, oggi sembra che sia Innocenti l'ex presidente. Dunque, secondo me, ancora prima era fuori Piccinelli, ora è dentro. Secondo me, io non so quello che attualmente faranno a Sansepolcro, però mi sembra che ci sia poca chiarezza nei ruoli. Poi dopo, probabilmente da domani ci sarà tutto pronto, tutto fatto, pronti per ripartire, magari vincere l'eccellenza. Luca Marini, che cosa ne pensi di questa nomina, tra l'altro, di Maurizio Falcinelli, che oltre a seguire parte del settore giovanile, sostanzialmente dalla Juniores, che poi non è settore giovanile, ma comunque per capirci, fino ai giovanissimi, ricoprirà il ruolo di direttore tecnico in prima squadra, così pare, perché non c'è l'ufficialità, però stanno circolando queste voci. E, come diceva giustamente Renato, anche di questo rientro dopo le dimissioni di Valerio Piccinelli. No, Maurizio Falcinelli, direttore tecnico junior, settore giovanile fino ai giovanissimi. Ma cosa ne penso? Io parto dal presupposto che parlo di Maurizio Falcinelli, io ho una stima, diciamo, personale nei suoi confronti, che poi al di là della mia stima personale, come dice Alvaro, contano i numeri. Maurizio sulla categoria junior, se credo che negli ultimi 8-10 anni abbia fatto abbia partecipato 7-8 volte, diciamo, alle finali nazionali, quindi questo la dice sua. Poi, e per quanto riguarda Maurizio, per quanto riguarda Valerio, sotto il profilo diciamo professionale, è una persona che credo che abbia delle competenze estreme. L'augurio lo dico col sorriso, ma nei suoi confronti mi auguro che, diciamo, possa ricoprire quello che ha fatto per tanti anni il ruolo nel Sansepolcro Calcio. Sotto il profilo lavorativo, nell'ambito del settore giovanile, per me sicuramente, lo dico col sorriso, sarebbe un vantaggio, nel senso, no, avendolo incontrato. Al di là di questo, diciamo, sia Valerio che Maurizio hanno la piena mia stima, diciamo, professionale e umana, e mi lega in amicizia con loro da tanti anni. Poi so dell'idea, come dice Renato, che ancora, diciamo, l'assestamento definitivo si debba trovare, perché, diciamo, credo che
ci siano situazioni sia a livello dirigenziale che a livello di giocatori, che i contratti scadono il 30 giugno, perciò per il momento sono chiacchiere, poi fino al 30 giugno ci saranno, diciamo, persone legate alla società. Dal 1 luglio in poi, avremo una situazione definitiva. Conoscendo i caratteri sia di Maurizio che di Valerio, non si intimoriranno di fronte a diatrie oppure diverbi che possono essere in società, ma credo che in questo momento, più che i diverbi e le diatrie tra i componenti dirigenziali, ci sia bisogno di consolidamento e idee societarie, sia da partire dall'alto, dalla presidenza, che dal basso. Hai toccato il tasto giusto, Alvaro Cipreti. Abbiamo parlato ovviamente di nomi, di spostamenti di ruoli, di nuovi organigrammi. È ovvio, siamo in una fase di mercato, la gente vuol sapere, e come diceva giustamente Luca, ancora non c'è nulla di certo, però la società, dobbiamo partire da quella. Che è fondamentale, soprattutto per Sansepolcro. Guarda, io se ho avuto delle fortune calcistiche successive, lo devo a quella straordinaria annata con Battistini, con 71 punti, secondi tra la Lucchese, e ho conosciuto, li conoscevo da prima perché siamo vecchietti ormai, i personaggi che ha prima rappresentato Luca Marini. Allora, la forza reale del Sansepolcro, parlo di Maurizio Falcinelli, con me ha vinto uno scudetto addirittura, ma io so come vive il calcio Falcinelli e il livello di altissima preparazione. Qui io vedo in Serie A, te lo posso dire in maniera molto chiara, Serie A, Serie B, gente che io ho visto nelle categorie C2 e C1 che fanno un baffo a uno come Falcinelli, così ci capiamo meglio, che però per la sua modestia è sempre vissuto nella sua realtà. Valerio Piccinelli, non devo dirlo io, è una autentica forza calcistica per il Sansepolcro. Il Sansepolcro purtroppo viene da una retrocessione incredibile, un po' inusitata, dopo tantissimi anni, oltre 20 se non vado errato, di Serie D, e questo significa che sono stati fatti errori clamorosi. La speranza, ripare dall'eccellenza, avendo una corazzata come il Foligno, che credo sia la vera favorita, è che il Sansepolcro riparta con la testa giusta come sempre ha fatto. Questi che ho detto sono personaggi importanti, mi sembra felice se so accadrà la scelta di Bricca, che ha fatto bene a Lama, però è evidente che poi quando si scende di categoria dopo più di 20 anni, risalire non è mai semplice, perché adesso l'eccellenza, Spoleto teoricamente, Foligno, Narni, ci sono le realtà più importanti, mentre in Serie D, lode a Bambini, lode al Bastia, ci sono realtà che sulla carta sono molto inferiori. Si ripartirà, cambiamo categoria, cambiamo ovviamente piazza anche da Piero Antonio. C'è stato un momento di difficoltà nel quale il presidente Maggese aveva deciso di prendere un po' di tempo per riflettere sul suo futuro, c'era il rischio comunque che il presidente non volesse continuare, poi mi risulta ci siano degli ingressi, quindi si riparte, è rientrata un po' questa vicenda con il Piero Antonio a rischio iscrizione per il prossimo anno. Allora, hai novità positive? No, io tu parli di cose che io con tutto rispetto non conosco, però conosco i Pierantoniesi che 6 anni fa facevano la Serie D e che hanno la forza e la tigna del Pierantoniese e che quindi anche in prima categoria non ho mai avuto dubbi che ripartiranno ancora una volta. Io tra l'altro ho mio figlio che ci gioca, e Pierantonio io l'ho sempre rappresentato come una piazza importante nel panorama calcistico, perché sa, il campanile, il Pierantoniese, ripeto, ha giocato con l'Arezzo e la Viterbese fino a qualche anno fa, deve avere la forza di capire che adesso gioca con altre realtà, però loro, diversamente da altri, ripeto, lottano per sempre per ripartire, ma alla fine ripartono, e questa è la cosa più importante. Dal Pierantonio alla Tiberi, se rimaniamo per un attimo su Umbertide, che novità ci sono all'orizzonte, anche se una categoria distante per te, però sei un umbertidese, quindi qui senti un po' le vicende nei bar, nel centro storico, e si parla chiaramente anche del futuro della Tiberi. Sì, sì, ma qui ne so ancora di meno, nonostante io e te siamo di Umbertide, perché Umbertide, quante volte l'abbiamo detto, vederla in questa categoria al terzo anno, per me, era raccapricciante calcisticamente parlando, sempre di calcio. Sa, degli anni ti ho sempre detto quello che penso, non lo ripeto perché non divento noioso. Mi auguro che un giorno finalmente la Tiberi ritorni nei palcoscenici dove l'abbiamo
fatta frequentare per tanti anni, però che ti devo dire, ci sono le elezioni, speriamo che cambi un discorso, non cambi, perché le elezioni non c'entrano niente con l'aspetto calcistico, ma allo stesso tempo siamo par condicio, e appunto quindi non ne parliamo. Però te l'ho detto in tante altre circostanze, è vergognoso che la Tibri si faccia in maniera anonima la prima categoria. Speriamo, Mauro Lulli però è un bravo ragazzo, speriamo che prima o dopo, glielo ho detto, capisca che la Tibri se non può sta in prima categoria, perché 17.000 abitanti è una storia come quella che abbiamo creato in tanti, da Fagnucci qua, meriterebbero altro. Però glielo auguriamo, perché alla fine gli vogliamo tutti bene. Senti, in tema appunto di personaggi importanti, vedi un nuovo Fagnucci da qui ai prossimi anni, magari anche alla prossima stagione, un ingresso importante in società per una rinascita della Tibri, o per il momento ci sarà da aspettare? Assolutamente no, però ti dico che ultimamente sono stato a un pranzo con un personaggio che può ridiventare importante, tra l'altro è quello che mi ha mandato le calci importanti, che è Vasco Scarpellini, che so che è entrato assieme ai figli nell'Agape. Lui è uno di quelli che sono stati fondamentali nella rinascita del calcio mirtidese, vincemmo l'eccellenza assieme con 4 anni di Serie D. E se rientrano nel calcio un certo tipo di personaggi tipo Vasco o i suoi figli, questo può essere di buon auspicio per il futuro del calcio mirtidese. Chiarissimo, allora ci prendi. Renato Borgo, torniamo in promozione. Che campionato sarà dal tuo punto di vista, sentendo un po' le notizie che circolano con le varie squadre, naturalmente alcune che si rinforzano, altre che si indeboliscono? Facciamo un po' le carte di questo girone, perché ci sono anche piazze importanti. Adesso il Montone ne abbiamo parlato, sta facendo un gran mercato secondo me, questo è un mio punto di vista a livello giornalistico. Ci hai fatto un po' il termometro della situazione, invece a livello di campionato che cosa vedi? Ma allora, prima di dire un gran mercato, fa un mercatino, perché due giocatori dei 4 presi sono retrocessi l'anno scorso con due squadre, con una squadra in promozione. Per quello che riguarda il campionato, come valori singoli, individuali, vabbè, sono retrocessi. Poi dopo, se uno magari riesce a rinforzarsi con i giocatori che retrocedono, ben venga. Per quello che riguarda il campionato, se andiamo a analizzare, sono rimaste le squadre, tolto la Pontevecchio che è salita, sono rimaste tutte quelle che sono arrivate nei primi 6 posti. E nessuna si è indebolita, ma qualcuna addirittura, tipo l'Ellera, si è rinforzata. E poi dopo, ecco, probabilmente arriverà questo Tiferno 1919, che diciamo a detta loro vogliono risalire, magari andare in eccellenza in interregionale su pochi anni. Il Selci probabilmente allestirà un'ottima squadra per fare un ottimo campionato. La Pietralunghese? Non ho notizie, non so ancora se Maurizio Tassi, l'allenatore, se è rimasto, però non ho notizie. E poi ripeto, sì, la Salvati. Sì, vabbè, però non so, ecco. Non lo so. Poi dopo, ripeto, aggiorneremo i telespettatori nei prossimi appuntamenti di Speciale Calcio Mercato. Ripeto, ci sono altre squadre che sono salite che hanno delle grosse ambizioni. Staremo a vedere, aspettiamo questi nastri di partenza, poi vedremo un po' quello che ci riserva questo campionato. Senti, Luca Marini, capiamo un attimo, facciamo capire a casa un po' ai telespettatori il discorso MDL San Secondo, come andrà a finire a questo punto? Con questa retrocessione chiaramente dal campionato di promozione nel derby, tra l'altro playato proprio contro la Pietralunghese, che cosa vedi all'orizzonte? All'orizzonte appunto Madonna del Latte San Secondo. Tu mi fai sempre delle domande che da dirigente, non da detto alla parte tecnica. Perché sei informato sui fatti, dai. Sono informato sui fatti, ma credo che le informazioni maggiori le debbano dare, diciamo, i componenti, come ho detto prima, i componenti della società. Però dall'esterno, noi diciamo, ci fa detta i lavori, che sostanzialmente no, prendiamo delle informazioni e cerchiamo di riportarle a livello societario, a livello calcistico. Ma io credo che le MDL San Secondo, diciamo, in questo momento debbano tutelare soprattutto il patrimonio che hanno nel settore giovanile, perché la cosa è fondamentale. Quindi tutelarlo in che modo? Tutelarlo cercando di potenziarlo e soprattutto cercando di portare avanti quel progetto che fa parte di quella gestazione della nascita di oggi, della Tiferno 1919, che parte come progetto di base in un settore giovanile
diciamo, in collaborazione tra le varie, diciamo, scuole calcio della città. In questo momento, diciamo, credo che il binomio scuola calcio Serbara e scuola calcio MDL, diciamo, sia quello che si sta rafforzando maggiormente. E perciò, ecco, l'MDL San Secondo in questo momento deve tutelare il proprio settore giovanile e deve rafforzare quelle che sono le simbiosi con le scuole calcio locali per poter far sì che dei ragazzi, forse non per questa stagione ma nella stagione a seguire, siano pronti per affrontare campionati importanti in quello che è la piazza di Città di Castello, che sì, Alvaro dice che Umberti la vede e soffre vederla giocare in prima categoria. Io Città di Castello, diciamo, sono ancora più sofferente d'Alvaro, perché l'ultimo anno l'ho visto giocare in categorie inferiori. Mi auguro che, diciamo, sia solo un passaggio, perché credo che col bacino di utenti, con la situazione aziendale che c'è a Città di Castello, io mi ripeto, basta solo un pizzico di umiltà in più, ma credo che ci siano le forze economiche per portare, diciamo, il blasone del Città di Castello dove era, dove è sempre stato e dove nell'arco degli ultimi 100 anni, perché il prossimo anno sarà il centenario, dovrebbe stare. Quindi suggerisco a tutti un pizzico di umiltà, perché credo che Città di Castello abbia veramente le potenzialità economiche e le componenti umane per poter far sì che sia l'aspetto tecnico che l'aspetto societario possono creare un qualcosa di buono. Sta solo all'intelligenza delle persone mettersi seduti intorno ai tavoli e fare un passo indietro tutti quanti. Seguiremo molto bene anche il proseguo del Città di Castello, siamo veramente titoli di coda. Concludiamo proprio con Foligno e Città di Castello, con l'aiuto di Allora Arcipreti, due piazze che stanno soffrendo in questi anni ma che si stanno riprendendo da questa fase di difficoltà, mettiamola così. Sì, il Foligno però è ripartito bene e sta proseguendo bene, perché vedo che già sta allestendo una squadra in grado di poter vincere anche l'eccellenza. Come giusto, come merita una città importante come Foligno, che è la terza città dell'Umbria. Beh, diverse Castello, l'ha detto Luca Marini, e io parlavo per Umbertide, ma è altrettanto sconcertante quello che calcisticamente purtroppo è accaduto e sta accadendo a Città di Castello. Arriverà il giorno in cui tante componenti si mettono d'accordo. Qui c'è Renato, c'è Luca, sono 30-40 anni che diciamo le stesse cose, però speriamo che prima o dopo questo avvenga. Colgo l'occasione, Antonio, una cosa importante, perché trovarti in questo posto, nella ripartenza del rilascio del Perugia abbiamo parlato di Damaschi, Fedeli, Peppe Rossi e tanti altri importanti, Farchioni. C'è Renato che si chiama Antonello Celestini, noi nella ripartenza, e anzi un abbraccio caloroso ad Antonello, che è stato uno di quelli fondamentali. Noi venimo qui in questo posto dove stiamo parlando in ritiro. Antonello ci guarda in televisione. Antonello lo saluto e lo abbraccio calorosamente, e non dimenticherò mai, non tanto i campionati vinti, ma le 1500 persone che vennero a Montone il primo giorno, la prima amichevole, dove fu letteralmente invasa dai tifosi perugini. E Antonello, non l'abbiamo quasi mai detto, è stato uno di quelli che è stato partecipe fondamentale della rinascita del calcio a Perugia. Questo mi va di dirlo, perché in questa splendida locale, diciamo, siamo stati 15 giorni meravigliosamente. Oh, ci fa molto piacere. A questo punto fai un assist anche a Luca, che è un amico. Sì, io credo che... Saluto anch'io. Io credo che Antonello, quando ci seguirà la trasmissione, dirà io di calcio, no? Lui è un grasso amante del ciclismo, e sta allestendo veramente una bellissima squadra. Io la seguo tutti i giorni, diciamo, per aspetto, diciamo, logistico, e sta rafforzando questa squadra a carattere regionale e anche nazionale. E credo, come ha detto Alvaro, che Antonello sia veramente una persona eccezionale, e io dico... ce ne sono rimasti pochi come Antonello. Il cuore d'Antonello ce l'hanno veramente pochi. Imprenditori che hanno il cuore d'Antonello, io non lo dico perché, lo dico perché l'ho conosciuto, lo dico perché quasi quotidianamente ci si vede, ma dico la verità, il cuore d'Antonello ce l'hanno in pochi. Imprenditori come Antonello, col cuore d'Antonello, cioè è un parallelismo che quasi non ci sta. La parola imprenditore col buon cuore non va di pari passo. Antonello ha queste facoltà.
è un grosso imprenditore, una persona che è sempre disponibile a dare supporto sul caso di Alvaro alla ripartenza del Perugia, ma sono convinto che qualsiasi progetto sia a concepimento di realizzazione di qualcosa per i ragazzi, lui lo appoggia. Io lo voglio ringraziare per tante cose personali che lui conosce, ma lo voglio soprattutto ringraziare per quello che dimostra tutti i giorni nei confronti della città intera di Città di Castello. In questo momento è occupato sul ciclismo, ma sono sicuro che per qualsiasi cosa che lui possa essere utile non si tirerà mai indietro. E invito soprattutto ai nostri ascoltatori, noi siamo in una parte della location dell'hotel Fortebraccio di Antonello, e vi posso assicurare che al di là del centro di Montone, che storicamente è uno dei centri più belli dell'Umbria, ma la location dell'hotel Fortebraccio credo che si presti a qualsiasi tipo di relax da un giorno, da un fine settimana, sia in ambito locale che regionale che nazionale. Perciò invito tutti quanti a poter venire a visitare questa location, e un abbraccio forte ad Antonello. Grazie a Valor Cipretti. Luca Marini, l'ultima parola a questo punto a Renato Borgo, tecnico del Montone. Vabbè, io mi associo a quello che hanno detto loro due, anche perché io lo conosco da diversi anni Antonello, e io lo chiedo, secondo me è un benefattore dello sport, perché lui aiuta tutti gli sport che gli passano vicino, non a caso aiuta Montona, aiuta le bici, aiuta anche qualche squadra a Città di Castello, senza fare i nomi. Lui, secondo me, ce ne fossero di Antonelli Celestini in giro per l'Umbria, perché veramente lui, oltre che la sua vita privata, il suo lavoro, tutto quello che è un benefattore e è un contribuente per le società sportive. Grazie a Renato Borgo. Grazie a voi e buona serata. Si conclude qui la prima puntata di Speciale Calcio e Mercato. Ringrazio coloro che sono intervenuti, ringrazio i telespettatori che ci hanno seguito, vi ricordo anche i prossimi appuntamenti, le repliche che ci saranno domani sera alle ore 21.15 sul canale 111, alle ore 15 sul canale 11, e poi domenica torneremo nel primo pomeriggio intorno alle 14.45 per chi volesse riguardarvi questa trasmissione. Avete anche YouTube con le trasmissioni integrali sul nostro portale Marzella Foto Studio, seguiteci perché caricheremo tutti i video, tutte le immagini, le interviste in esclusiva, e poi vi faremo rivedere tutte le puntate di Speciale Calcio Mercato, che è iniziato a partire da questa sera presso l'hotel e ristorante Fortebraccio di Montone, ma continueremo per tutta l'estate, quindi continuate a seguirci tutti i giovedì alle ore 22.30 in punto. Veramente è tutto, ringrazio anch'io Antonello che ci ha ospitato in questa bellissima location, torneremo ovviamente a Montone, ma torneremo a parlare di calcio e mercato nelle prossime puntate. Un cordiale buonasera da Antonio Palazzetti. Ilaria, 40 anni in due, con la loro freschezza giovanile, sono per i clienti il terzo luogo tra il lavoro e la famiglia. Per questo al Caffè Revolution c'è l'atmosfera giusta per rincasare con il buon umore. Il Caffè Revolution è in via Pomarancio 8 ad Umbertide, zona Grattacielo.